essere Ferrari e ritrovarsi da un catorcio, che faceva sempre gli ultimi posti l'anno scorso, a ritrovarsi a un decimo dalla Mercedes. Quindi, chapeau per una volta, lo dico. Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui con la Formula 1, è tornata la Formula 1 ragazzi, è tornata ufficialmente la F1. E dunque, che dire? Allora, Ferrari terze e ottave, sì, terze magari, quarte e ottave ragazzi, comunque miglioramento rispetto allo scorso anno, questo sicuramente l'abbiamo capito, una marea di cose da dire, ma perché giustamente ragazzi, i test non si era capito un cazzo, le prove libere non si poteva capire un cazzo, più o meno con le prestazioni della vettura, perché insomma, la Mercedes che dice siamo in difficoltà, tu difficilmente ci credi, pensavi che bleffavano, e può darsi che blefferanno comunque, perché in gara comunque secondo me potranno dire la loro, perché se una Mercedes inguidabile arriva comunque seconda e terza, vabbè che poi alla fine è l'ABC arrivare seconda e terza, perché dopo Hamilton, Bottas, Verstappen non c'è nessuno, vedremo Perez quel che farà, adesso ne parliamo, non so, una Mercedes in forma quanto può essere forte, sicuramente fortissimo, un fenomeno incredibile, non ho più parole per Max Verstappen, per quanto sportivamente forse un po' lo odio per ciò che ha fatto la Ferrari, cioè per ciò che ha fatto la Ferrari, per tutte le volte che buttava fuori Vettel e Raikkonen, detto in parole povere. Poi, insomma, da 2 anni e mezzo a questa parte si è un po' addrizzato il buon Max Verstappen. Ho qui il monitor dei tempi, devo dire comunque la prima cosa che mi viene da dire è ottimo lavoro del motore Honda, perché se vanno forte sia la Red Bull sia l'Alfa Tauri, quest'anno con le caratteristiche aerodinamiche che imposta la FIA, eccetera, eccetera, secondo me è il motore Honda a fare la differenza. Chiaramente se lo fa la Red Bull nessuno gli dà degli imbroglioni, almeno spero che loro non imbroglino come hanno fatto Mercedes e Ferrari. Però l'efficienza del motore Honda si sente di più, secondo me, rispetto agli anni passati sulla Red Bull. Poi vedremo, può darsi pure che non è come sto dicendo io ora, ci mancherebbe. Però, ragazzi, secondo me, l'efficienza di questo motore è molto molto buona quest'anno, perché se vanno forte sia Alfa Tauri, che comunque una scuderia, diciamo anche italiana, Alfa Tauri, no? E se vanno forte sia l'Alfa Tauri che la Red Bull, un motivo ci sarà, e per me la differenza la fa il motore Honda. Su uno dei Perez, magari alcuni gli hanno gridato al flop, che tra l'altro, ragazzi, per poco Giovinazzi non si qualificava al Q3, perché con i regali di Giovinazzi, con i regali di Tsunoda, perché oggi non so parlare, con i regali di Tsunoda e Perez, alla fine si è ritrovato Giovinazzi con Stroll a battagliarsi il Q3, ce l'ha fatta Stroll, però Giovinazzi ha fatto veramente un ottimo lavoro, ennesima volta dove, cioè ennesima, comunque, una di quelle volte dove ha battuto Raikkonen lo fa praticamente di mezzo secondo, perché 1.37 Giovinazzi, 1.31.2 Raikkonen. Quindi, grande Kimi, che comunque è arrivato in Q2, questo c'è da sottolinearlo, ma anche grande Antonio Giovinazzi, che comunque partirà dodicesimo. Ottima l'Alfa Romeo, la vedo molto migliorata. Questo rispetto ai pronostici, ragazzi, perché io ho fatto il video sui pronostici di quest'anno della classifica finale, io avevo detto che l'Alfa Romeo era in crescita, l'ho azzeccato. L'unico che non ho azzeccato, secondo me, è l'Alfa Tauri, poi vedremo. Però l'Alfa Tauri si è veramente migliorata. Ho azzeccato Alpine e Aston Martin in poco calo. E insomma, avevo menzionato che alla fine sarebbe arrivata terza la McLaren come terza forza, la Ferrari quarta forza. Alla fine, forse la Ferrari devo dire che si è dimostrata superiore alla McLaren. Certo, è presto per dirlo, solo un gran premio, però noto che più o meno li avevo azzeccati i pronostici. E soprattutto avevo detto che Hamilton avrebbe avuto difficoltà, non avrebbe avuto una passeggiata. Ripeto, è un gran premio, è presto per dirlo, ragazzi. Però finora ho anche azzeccato il fatto che la Williams ha superato la Haas. Quindi, insomma, ragazzi, mi ritengo contento di quel che ho fatto. Perché veramente, raga, giocatevi le schedine con me, diventate ricchi. Vi dico solo questo. Peccato che mi hanno chiuso pure i centro scommesse. Mi hanno chiuso, le dovrei fare online, ma non posso. Vabbè. Allora, comunque, ottimo lavoro del motore Honda. Tsunoda e Perez sono usciti per semplice sfiga, ragazzi. Cioè, perché, più che altro per un'ingenuità del team che non li ha mandati in pista. Perez è uscito per poco. Ma comunque, Perez, secondo me, si troverà in difficoltà con la Red Bull. Perché anche a parità di gomma, Verstappen gli ha dato 7 decimi. Certo, difficile che Verstappen non ti dia minimo mezzo secondo, a seconda che tu sia anche Vettel, Hamilton e tutto a parità di macchina. Perché ricordiamo che non intendo dire che Verstappen è mezzo secondo più veloce di Hamilton. Però Verstappen, un po' come Marquez, la Red Bull gli ha incentrato su tutto, su di lui, quindi dalla serie che se Verstappen poi lo prende la Mercedes per il 2022, la Red Bull si ritrova con un pugno di mosche, almeno secondo il mio punto di vista, perché poi
andando a vedere in Alfa Tauri, se vai a pescare uno tra Gasly e Tsunoda, sarebbe strano non avere un capitano per la Red Bull, che ha sempre avuto comunque un buon capitano. Cioè, voglio dire, alla fine Vettel era un ottimo capitano, faceva anche una grandissima coppia con Webber, Ricciardo e Verstappen è stata una grandissima coppia, comunque due top. Però se dall'anno prossimo mi metti, con tutto il rispetto per Perez, però mi metti Perez che si trova anche in difficoltà, stiamo vedendo, vedremo un po'. Comunque sette decimi cambia con Verstappen, quindi voglio dire, è un po'... è un po', come si dice, strana la situazione. Allora, poi peraltro, ragazzi, ci teniamo a sottolineare anche che una Ferrari che quest'anno punterà al terzo posto nel campionato costruttori, perché ragazzi, vedendo le prestazioni, secondo me se la gioca con l'Alfa Tauri e la McLaren per ora. Alpine e Aston Martin le vedo leggermente peggiorate, cioè peggiorate nel senso, alla fine sono peggiorati tutti, perché la Mercedes ha perso 2 secondi dall'anno scorso, la Ferrari ha perso 1 secondo, però se andiamo a vedere in termini prestazionali, la Ferrari è come se ha ridotto di 1 secondo il gap, con la Mercedes. Alpine che però vedo superiore all'Aston Martin, non come auto ma in generale, ragazzi, perché secondo me Alonso Vettel per poco lo batterà, e tra Stroll e Ocon per me non c'è storia, anche se oggi Stroll ha fatto decimo e Ocon 16°, secondo me Ocon sarà migliore di Stroll, anche perché si vorrà vendicare, perché alla fine è stato Stroll a fottergli il posto. Oggi in Aston Martin ci sarebbero Perez e Ocon, Perez è stato rimpiazzato con un 4 volte del mondo che è Vettel, e appunto Vettel mi dispiace, vedo il 18°, vedremo cosa combinerà domani in gara. Haas, comunque, ultima forza del mondiale. Comunque ci torniamo a dire che Mick Schumacher è stato sempre davanti a Mazepin, sia in tutte le tre sessioni di prove libere, sia nel Q1. Però Schumacher lo vedo molto superiore a Mazepin, che si è girato tipo 2 volte in un solo Gran Premio, in una sola sessione di qualifiche. E tra l'altro, Mick Schumacher, che è a 4 decimi da Vettel e a 5 secondi da Latifi, poi parliamo dopo di Latifi e di Russell, e a 5 decimi da Latifi. Quindi mezzo secondo, ma soprattutto Mick Schumacher 8 decimi di vantaggio su Nikita Mazepin, quindi super Mick Schumacher, parlo come pilota, perché purtroppo la Haas tu non puoi giudicarlo, un po' come Russell in Williams, è veramente una bomba di pilota Russell, però non puoi giudicarlo troppo perché guida una Williams e quindi si ritrova sempre a lottare per le retrovie, magari quando arriva a lottare per altre competizioni, per altre posizioni, ti diventa un po' una schiappa, poi non lo so. Molto migliorato comunque l'Alfa Romeo, ho azzeccato anche questo, quindi sono molto molto contento. Ottimo Fernando Alonso, devo dire che non me l'aspettavo un Alonso così in forma, ragazzi. Alonso che batte praticamente, un modo uno passare pure le MotoGP, Alonso che praticamente batte Ocon, quindi molto molto bravo Alonso, spero il meglio per lui. Comunque da ex ferrarista non posso che tra virgolette tifare Alonso, Vettel e Raikkonen, certo, a meno che non abbiano a che fare con Sainz e Leclerc, li simpatizzo, diciamo così, li simpatizzo, anche se tra tutti e tre mi stanno a cuore più Vettel e Raikkonen. Poi non so, è stata la mia coppia da quando inizio a seguire più appassionatamente Formula 1, che nel 2015 la coppia era quella, anche se la Formula 1 la seguivo prima. Benissimo Leclerc, comunque il Messia fa veramente un super tempo, bravo bravo Leclerc, che già l'anno scorso portava quarto molte volte, un catorcio come la SF1000, quest'anno in qualifica Leclerc lo batte Sainz. Poi secondo me Sainz è superiore sul passo gara, non scoraggiamo Sainz per un errore che ha fatto, ragazzi, pure Vettel gli errori li faceva eppure qualche vittoria a casa la portava. Dubito che arriverà qualche vittoria a casa, a meno che si ritirano tutti e tre in un colpo solo, Verstappen, Hamilton e Bottas. Quello che sarebbe una botta di culo, un po' come quelle avute l'anno scorso da Gasly e chi è l'altro che ha vinto, è Perez. Però insomma, benissimo Leclerc che si conferma veramente molto veloce in qualifica. Secondo me la Ferrari è simile alla McLaren in termini prestazionali, però alla fine Leclerc ha dato 3 decimi a Ricciardo e 3 decimi anche a Norris, quindi veramente... Tra l'altro la McLaren quest'anno ha anche una coppia di piloti fantastica. Super Russell, 15° con la Williams, ma non è l'unica Williams che ha fatto bene. Latifi non è ultimo, ma è 17°, con 1° di vantaggio su Vettel, 0.5 su Mick Schumacher e 1/2 su Mazepin. Questo conferma la tesi che l'Haas quest'anno fa veramente cagare, nonostante l'efficienza del motore Ferrari è migliorata. Quindi vedremo insomma se si concentreranno in ottica 2022, praticamente quest'anno non vedranno un punto Mick Schumacher e Mazepin, saranno la Williams del 2018-2019. Poi vedremo. Quindi veramente sorprende Latifi. Parlando sempre di piloti, ottimo Mick Schumacher, anche se dicevo, purtroppo, come poco fa, purtroppo l'Haas si combatterà solamente quei posti, almeno secondo il mio punto di vista. Quindi molto molto bene Mick Schumacher, che da 8 decimi al compagno di squadra Russo Mazepin. Stroll in Q3 per me ci è arrivato comunque per colpo di culo, ragazzi, per botta di culo. Perché alla fine se Perez e Tsunoda non facevano l'errore di sottovalutare, eccetera eccetera, alla fine in Q3 Stroll non la vedeva. Quindi questo mi fa lanciare un piccolo campanello d'allarme per l'Aston Martin.
Bella Formula 1, veramente molto molto bella. Si combatteranno, secondo me, probabilmente la Mercedes, i problemi ce l'ha davvero. Si sarà molto combattuto i primi tre posti, sarà molto combattuta la quarta posizione, anche se sarebbe più bello vedere combattuta la terza invece che la quarta. Quindi vedremo, insomma, se a giro qualcuno tra Verstappen, Hamilton e Bottas si ritira, perché di là tu non gli schiodi. Ok che è un decimo di Bottas, ma il passo gara, ragazzi, è tutta un'altra cosa rispetto alla qualifica, lo sappiamo veramente bene questo. Detto questo, ragazzi, queste erano le mie opinioni. Spero sia l'anno di Verstappen, ragazzi, perché se devo scegliere chi deve vincere e non deve essere una Ferrari, allora tra Verstappen, Hamilton e Bottas spero che vinca Verstappen. E questo vedremo, ragazzi, vediamo domani. Per me la vince Verstappen, ragazzi, o Verstappen o Hamilton. Bottas, dopo 2 anni di fila che ha fatto la prima gara, non escludo che possa avere qualche Bottas di culo, appunto, ma secondo me Bottas domani non la vince. Detto questo, ragazzi, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ti invito a lasciare un mi piace, caso contrario un dislike. Commenta se siete d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, in descrizione link per seguirmi su Instagram e per intavolare qualche discorso anche nei direct. Da MonoSport07 è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi!